mio progetto è di navigare in solitario, di fare regate oceaniche, transatlantiche, però sono consapevole del fatto che questo progetto, se rimango da solo, rimarrà solamente un sogno. Il maggior nemico è il tempo. C'è il problema enorme di mettere insieme il budget necessario per poter partire. C'è anche tutto l'aspetto tecnico, quindi tutti quei partner tecnici che ti permettono di, ad esempio, avere un abbigliamento tecnico adeguato per andare a fare la regata oceanica, parti tecniche della barca, quindi fornitori. La barca praticamente partirà da Genova per arrivare a Lorient in Bretagna e utilizzeremo il trasferimento anche come qualifica per la Jacques Vabre, per la regata. E una volta arrivati in Bretagna la barca farà cantiere, dobbiamo fare diverse modifiche. Una volta arrivati a Le Havre la lista dei lavori purtroppo invece che calare è aumentata, ma comunque è sempre così per esperienza, e abbiamo continuato appunto i vari lavori che c'erano da fare per avere la barca pronta per domani, visto che domani si parte finalmente per questa Jacques Vabre. Bonjour et bienvenue au Havre en Normandie, Le Havre, deuxième port de commerce français qui est en ce dimanche. The gun is gone and that is a great start. D'amitié, on porte la main à... Dopo aver colpito qualcosa in mare, aver rovinato il timone. Grande rammarico ovviamente, perché stavamo iniziando a fare una bella regata che sicuramente non molleremo. È dura, il progetto è complicato, però appunto è fatto di tanti tasselli che stiamo cercando di mettere insieme per arrivare a completare il puzzle finale, che sarà la rotta del Roma a fine anno. Non è stata una cosa facile sicuramente, però sono felicissimo, orgogliosissimo di essere qui. Primo obiettivo è cercare di arrivare in Guadalupe. Sedicesima edizione della rotta del Rum, la regina delle regate in solitario, ricordiamo 123 imbarcazioni partecipanti, tanti multiscafi con i grandi protagonisti della vela internazionale e soprattutto in rappresentativa degli azzurri Andrea Fantini con Enel Green Power, un'imbarcazione di soli 12 metri. L'ennesimo temporale appoggiato, è abbastanza dura. Siamo qua con altri class 40 e altre barche che hanno deciso di mettersi al riparo circa il 50% dei class 40 che si sono ritirati o che comunque sono fermi in porto. Stiamo guardando gli ultimi file meteo. Di onde che vengono da tutte le parti, quindi non voglio forzare troppo e rompere niente. E sono bello cotto, però sono anche bello contento perché alla fine abbiamo preso al massimo 40 nodi e la barca perfetta. Sono arrivati gli Alisei, ragazzi! Finalmente! La Guadalupe, ragazzi, la Guadalupe! Finalmente! Qui c'è l'isola, c'è quella maledetta isola! Ma ci siamo quasi, ragazzi, ci siamo quasi! L'arrivo è stato super emozionante, che si conclude questa avventura con un sacco di voglia di incominciarne un'altra.